Ci aspetta un fine settimana tutto da correre. Si comincia sabato con Corri fra le selve, per proseguire il giorno successivo con il Trofeo Giugno dal Bosaggia e la camminata di Paniga. Ma l'appuntamento da non perdere è certamente la Sky Race della Rosetta, in programma a Rasura, le cui peculiarità ci sono state raccontate da Maurizio Torri. Questa gara quest'anno sarà finale del circuito La Sportiva Mountain Running Cup, ovvero il circuito delle gare più belle d'Italia. Si è cominciato a maggio con la 30 passi di Marone, si è proseguito a giugno con la Rese Gap, per poi fare scalo in Trentino con la Stava Mountain Race e approdare a Premana, nella patria del Gir di Mont. Domenica appunto gran finale, International Rosetta Sky Race, avrà un tracciato tutto nuovo, 22 km con 1800 metri di salita, GPM dalla gara al Pizzo dei Galli, consueto passaggio alla Rosetta e poi una picchiata verso Rasura. Ai nastri di partenza sono previsti oltre 350 concorrenti, alcuni dei migliori interpreti dello skyrunning italiano e non solo, atleti di caratura internazionale come lo svizzero Egli, il giovane Micha Steiner e poi ancora il rumeno Ionu Zinca e la dominatrice della scorsa edizione Denisa Dragomir. Questi sono solo alcuni degli interpreti, ma domenica ai nastri di partenza troveremo davvero il gota dello skyrunning italiano. Un gran finale che sarà seguito a tutto tondo anche dalla nostra emittente Telesondrio News. Una partnership importante con Telesondrio News, che si conferma una delle emittenti che dà più attenzione a quelli che sono gli sport outdoor di montagna e non solo. Quest'anno una diretta della gara, si potrà quindi seguire le fasi salienti e non solo verranno seguiti i primi concorrenti ma anche la pancia del gruppo, ovvero il popolo del Sky, vera anima di questo sport che è in continua crescita, che è in continua espansione.